È stato ribadito dal palco del Teatro Marrucino. Il Città di Chieti è una realtà che punta sui giovani, è riconosciuta a scuola calcio d'elite sulla collaborazione con il fratello maggiore che milita in Serie D e che, oltre al campionato di prima categoria, spazia anche nel futsal con una formazione iscritta in Serie B. Il Città di Chieti ha già debuttato e vinto nel campionato di prima categoria 4-1 a Monte Odorisio, seppur matricola, ha grandi ambizioni. Il patron, Cristian Poglio. Sicuramente la realtà dal punto di vista calcistico più grande della città come settori giovanili, ci interessa farla crescere, come abbiamo sempre detto essere una costola del Chieti Calcio. Ci fa molto piacere che questa sera ci sarà il presidente, il neopresidente Gianni Di Labbio, e soprattutto iniziare a parlare a livello progettuale di un'unione definitiva tra le due società per far sì che i colori nero-verdi siano unici. Come mai si è tuffato in questa nuova avventura? Che cosa l'ha spinto? Mi ha spinto il fatto che, vabbè, ovviamente avendo anche un figlio che sta nel Città di Chieti da anni e anni e anni, mi interessa che quello che è stata la possibilità che ho avuto io da ragazzo di avere l'imbarazzo della scelta di scegliere il River piuttosto che il Chiapi, piuttosto che il Sant'Anna, oggi purtroppo rappresentano con gli impianti sportivi da riqualificare, e spero a breve che diventi realtà. E il fatto che i genitori abbiano purtroppo non più l'imbarazzo della scelta ma quasi un obbligo a scegliere il River o il Città di Chieti, questo possa rappresentare invece un nuovo sviluppo sia a livello sportivo e poi anche a livello in realtà imprenditoriale, perché con anche il sodalizio con la BCC che annunceremo questa sera come BCC di Pratola, per noi avere un aiuto economico, sociale e sportivo fa sì che la città possa crescere sotto più punti di vista. Che cosa augurare allora a questi ragazzi e anche alla società? Di farsi le ossa, di avere, come ha detto anche Gravina che stasera ci farà un in bocca al lupo streaming, di avere nello sport uno stile di vita. La società nel cercare di salire in modo da essere una seconda alternativa a coloro che non possono ambire a fare la D, la C o altre categorie, ma pensare che il calcio resti sempre un divertimento.